E finisce con una vittoria sofferta, però l'importante era vincere e portare questi punti importanti in questo momento della stagione. Riccardo Mantegazza. Sì, buonasera a tutti. Abbiamo incontrato una buonissima squadra, non pensavo fossero così, molto tecnici, poi avevano cambiato il mister e noi abbiamo fatto una grande partita. Certo, ci stanno sempre comunque delle cose da migliorare, però va bene, siamo là sopra e continuiamo a esserci e speriamo di rimanerci fino all'ultimo. Rozzi, allora, le assenze si sono fatte sentire, Moncada davanti, però qualche baby vi ha dato anche una mano, c'è stata veramente però da fare straordinari, tra te e De Simoni correvate come cavalli pazzi, l'importante è però mantenere l'imbattibilità di questo campo. No, sì, la mancanza di Moncada si è sentita, fortunatamente abbiamo molti giovani che lo ricambiano in ottimo, cioè al meglio, e quindi con loro abbiamo sentito poco la mancanza di Simone. Ecco, l'ho sottolineato proprio con l'avvento dei giovani, da te infatti ci trasferiamo proprio ad uno dei giovani, Frasca, e il compito era piuttosto pesante, poi soprattutto penetrare in una difesa attenta come quella avversaria non era facile oggi. Assolutamente no, loro stavano messi bene in campo, il mister ci ha dato tutte le indicazioni per entrare bene in porta e l'abbiamo sentito, l'abbiamo ascoltato, abbiamo fatto un'ottima partita di squadra, insomma. Bene, il mister è lontano da qui per impegni istituzionali, però vi sta seguendo sia Riccardo Mantegazza, Francesco Maggi. Avete una squadra che non ha un solo ruolo, ma possiamo dire ogni personaggio all'interno di questa società forse ne ricopre veramente un po' in maniera esagerata. E a voi non vi sta facendo mancare niente, l'apporto sempre presente. Sono tutti presenti, è come se ci fosse il mister. Sono tutti alla sua altezza, sanno tutti dal primo all'ultimo quello che devono fare. Noi ascoltiamo come se ci fosse il mister, chiunque ci dà indicazioni, da Riccardo a Francesco Maggi, a Gianni, a chiunque. Tra noi compagni, dagli over agli under, ci diamo una grossa mano tutti, siamo una squadra, siamo un gran gruppo, dallo staff ai giocatori, dai giovani ai più grandi, siamo tutti uguali. Siamo un gran gruppo e oggi l'abbiamo dimostrato contro un'ottima squadra e siamo molto molto felici. Spero di aver fatto un grosso regalo, abbiamo fatto un gran regalo al mister che è lontano da noi e siamo felici. Ok, con Fabio Padula 3-4 giorni non è che possono poi bastare per cambiare le carte in tavola, soprattutto perché la concentrazione deve essere innanzitutto tanta e poi ricapultarsi un po' in campo come mister non è poi facile. Fabio Padula, comunque una reazione della squadra almeno si è vista. Sì, no, è vero, ovviamente come dicevi tu non è facile con due allenamenti soli cambiare le cose, però piano piano io credo che il gruppo sia buono, ha delle conoscenze tattiche e tecniche buone, abbiamo una buona base, secondo me se lavoriamo bene possiamo toglierci delle soddisfazioni. Ti ripeto, è poco che sono qui, però ho visto grande secondo tempo, la squadra ha reagito come volevo io e oggi volevo dire soprattutto quello. Ecco, innanzitutto bastava la reazione, quantomeno cercare di capire almeno le prime cose, anche perché non è facile per un anno gestire una squadra, soprattutto poi quando si hanno solo a disposizione due allenamenti e con una situazione un po', bisogna un po' rientrare un po' nell'ottica di tutti quanti, non è mai facile. Fabio, questa era un importante però banco di prova per vedere, non solo per testare la squadra, ma cercare un po' di capire da dove poter ripartire. Questo è un nuovo ciclo a questo punto. Certo, è vero, è un nuovo ciclo, ripartiamo dal secondo tempo, perché secondo me abbiamo fatto un secondo tempo di livello, ci sono stati momenti della partita dove la potevamo riprendere, col palo di Annella potevamo pareggiare e abbiamo avuto anche altre occasioni dopo e poi c'è stato comunque il gol del 4-2 e loro si sono tenuti sempre un paio di gol di vantaggio. Però devo dire che ripartiamo da qua perché secondo me la squadra è buona, abbiamo fatto una grande reazione e secondo me ci sono le basi per fare bene.